Nonostante il risultato in agrodolce di domenica scorsa con una vittoria sfumata a ridosso della zona Cesarini, il Casal Bordino prova a guardare il bicchiere mezzo pieno e nel turno infrasettimanale davanti al pubblico amico va a caccia del terzo risultato utile consecutivo per rendere più appetibile la propria posizione di classifica. I ragazzi del Patron Santoro ricevono il San Buceto, fanalino di coda in accoppiata col Ponte Vomano, ma deciso a vendere cara la pelle, consapevole che il tasso tecnico della truppa viola non è quello che viene impietosamente delineato dalla classifica. I ragazzi di Contini sono reduci dal tonfo interno con l'ambizioso Giulianova e rischiano in avvio sull'affondo di Zinni che Spadafora non riesce a far fruttare adeguatamente. I viola di mister Contini replicano al nono con Barro che svetta con tempismo sulla pennellata da fermo di Di Benedetto, ma la sfera sorvola i legni di Tano, passa una manciata di secondi e la gara vive il suo momento di svolta. D'Adamo, preso alla sprovvista dallo scatto bruciante di Di Benedetto, è costretto a ricorrere alle maniere forti per fermare la corsa del numero 10 rivale. Per il signor Nazzicone di Avezzano si tratta di fallo da ultimo uomo e tra le vibranti ma inutili proteste giallorosse estrae il temuto cartellino rosso che manda il difensore di casa alla doccia anticipata e costringe mister Soria a rivedere i piani. Gli ospiti cercano di approfittare dell'inattesa superiorità numerica, ma il reparto d'attacco viola dimostra di avere le polveri bagnate e solo nel finale crea qualche grattacapo a Tano con le stoccate infruttuose di Bruni che non aggancia da due passi e di Marfisi che spedisce tra le braccia dall'estremo casalese. Prima del rientro negli spogliatoi le due squadre protestano in rapida successione per un paio di episodi dubbi nelle rispettive aree di rigore. Sono i locali a invocare il penalty per primi in seguito al contatto al limite d'area tra D'Alonso e Salerno. Nulla di fatto per il fischietto marsicano che ha lo stesso giudizio sul successivo contatto in area opposta tra Bruni e Fricano. Si va al riposo sul classico risultato ad occhiali con il San Buceto che rientra in campo con maggior determinazione potendo contare sull'uomo in più. Ma l'incisività in attacco della truppa viola è piuttosto deficitaria con Tano che si molla alla causa sull'iniziale zampata ravvicinata di Bruni, il quale cerca di ripetersi poco dopo con un colpo di testa assai debole che si spegne tra i guantoni di Tano che protesta per un presunto fallo ai suoi danni. I giallorossi non mancano d'impegno e provano in qualche modo ad uscire dall'angolo. Al nono Spadafora cerca la soluzione da fermo, troppo debole e centrale per dare noie al seminoperoso Dedeo. La gara si sblocca ma è Tano a capitolare a causa del perfetto stacco in aria di Barrow che festeggia ringraziando il suo compagno di squadra Marchionne per l'invitante pennellata dalla destra che va solo spinta nel sacco. I ragazzi di Contini cercano di approfittare dell'euforia che si contrappone allo scoramento dei padroni di casa, ma il palo più lontano si oppone alla perfida conclusione dal fondo di Bruni e dal possibile colpo del KO. La legge del calcio del gol mangiato, gol subito, si conferma fragorosamente anche in questo frangente. È il 22esimo infatti quando i locali possono beneficiare di un tiro dal dischetto che il direttore di gara sanziona per un intervento falloso di Rosati ai danni di Salerno. Ed è proprio quest'ultimo ad incaricarsi della battuta con conseguente realizzazione del pareggio e festeggiamenti particolari con la tribuna. Ma i sogni di gloria della truppa di Soria sfumano inopinatamente prima della mezz'ora quando una dormita della retroguardia permette al neoentrato Sal di calciare dalla distanza e favorito probabilmente dal tocco involontario di un calciatore avversario imprime alla sfera una traiettoria beffarda che scavalca l'incolpevole Tano. Mister Soria cerca di rimettere in sesto i cocci della sua squadra e l'ingresso di Fiore regala un pizzico d'esperienza in più che sembra dare qualche frutto. Al 39esimo Salerno, tra i più propositivi per i suoi, stacca in area proprio sulla puntuale pennellata del numero 14 giallorosso e permette a Dedeo di ergersi a baluardo insuperabile con un intervento ad alto tasso di difficoltà che rischia di vanificare poco dopo quando manca maldestramente la presa, ma l'appostato Fiore non riesce ad approfittarne. Quest'ultimo è il protagonista dell'ultima offensiva giallorossa che si manifesta a ridosso del triplice fischio, ma il San Buceto non corre altri rischi e porta a casa tre punti importanti per cominciare a risalire la china. Delusione per il Casal Bordino, penalizzato oltremodo dall'inferiorità numerica subita per la maggior parte della gara. Mister Soria, oggi purtroppo le cose si sono messe male sin dall'inizio, con un uomo in meno è difficile riuscire a centrare il risultato pieno, nonostante tutto però la squadra era riuscita a riagguantarlo questo risultato, poi subito dopo un'indecisione ha causato la disfatta. Purtroppo ci sta capitando spesso di iniziare le partite in un modo e non riesco mai a finirle, ma neanche un primo tempo. Purtroppo l'espulsione che non c'era assolutamente mi ha condizionato come al solito la partita, poi ci siamo rimessi comunque bene, il San Buceto comunque ha provato a giocare, ma noi
In quel momento abbiamo rimesso la squadra in un certo modo, poi loro sono riusciti a fare gol, noi siamo stati bravi sempre in 10 comunque a rimettere la partita su, e poi uno dei tanti errori che stanno commettendo i ragazzi è quello in due situazioni di essere superficiali, ma uno è stato proprio un qualcosa di fastidioso. Mister Contini, qui a Casalbordino oggi è arrivata la prima vittoria stagionale, anche i primi 3 punti in un colpo solo, il risultato è positivo, ma c'è da rivedere qualcosa soprattutto in attacco? No, sicuramente segniamo meno di quello che produciamo, però abbiamo degli attaccanti che sono forti, hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno di sbloccarsi mentalmente, nel momento in cui si sbloccheranno secondo me faranno gol.